Al giro di boa dei 2 anni e mezzo dell'amministrazione guidata dal sindaco architetto Daniele Lentini, viene effettuato in un clima di piena e solidale collaborazione il rimpasto ed il conferimento delle deleghe assessoriali, il tutto nel pieno rispetto dello svolgimento del programma elettorale annunciato e sottoscritto con gli elettori. Si dà atto che l'amministrazione è già a buon punto dal programma, se non addirittura ben oltre rispetto a tutto quello che era stato annunciato in campagna elettorale. Oggi riprende vigore ed entusiasmo il progetto politico del sindaco Daniele Lentini, che, forte dei risultati già ottenuti, si avvia insieme all'intera coalizione che lo sostiene verso nuovi traguardi ed obiettivi che proietteranno Francofonte negli anni a venire tra i paesi della provincia di Siracusa, da guardare con attenzione ed ammirazione per il lavoro effettuato e gli obiettivi raggiunti. Questo è il nuovo assetto assessoriale. Vice sindaco Giusi Tuzza, che ricopre anche le seguenti deleghe assessoriali: cultura, politiche scolastiche, asilo nido, personale, legalità, trasparenza, pubblica istruzione e contenzioso. Salvatore Di Silvestro, ambiente, urbanistica, patrimonio, ecologia, igiene e sanità, politiche di inclusione. Giovanni De Petro, sport, spettacolo e turismo, mercato settimanale, affari cimiteriali, commercio, artigianato, protezione civile, polizia municipale e pro loco. Giuseppe Vinci. Agricoltura, servizi sociali, verde pubblico e decoro urbano, randagismo, qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento. Isabella Giuseppa Laferlita, terza età, politica comunitaria, informatizzazione, beni culturali, archivio storico, pari opportunità, politiche giovanili, rapporti con le associazioni e comunicazione.